Bentrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. La 33esima giornata si è conclusa ieri, c'era curiosità di capire come sarebbe terminata il Crotone Casertana, alla luce anche del fatto, saprete, insomma, che sulla panchina dei Pitagorici si è registrato l'ennesimo ribaltone con il ritorno di Lamberto Zauli sulla panchina. È finita con un salomonico 0-0, una gara, se vogliamo, anche bruttina da vedere, un risultato al quale ha guardato anche con un certo interesse il Foggia di Mirko Cudini, perché insomma il Crotone non è che sia molto distante dal Foggia, ed il Foggia che è in straordinaria ascesa in questo momento ovviamente spera, si augura di migliorare anche quella che è la sua posizione attuale, già messa definitivamente in freezer la salvezza, perché 45 punti insomma difficilmente saranno raggiungibili dalle formazioni in lotta per evitare i play-out in casa rossonera. Adesso si cerca di capire a cosa realmente ambire in questa stagione. Beh, immaginiamo insomma che alla fine un piazzamento per gli spareggi promozione da parte di questa squadra, che ha saputo fare cose egregie in questa seconda parte di stagione da quando Cudini è tornato in sella, sarà sicuramente in grado di conquistarla. Se sarà poi la decima, la nona, l'ottava o chissà perché no anche la settima piazza, lo capiremo in queste ultime cinque giornate, ma probabilmente lo capiremo soprattutto dopo l'esito del match di Sabato Santo prossimo, quando i rossoneri nella loro seconda trasferta consecutiva saranno di scena in terra pontina contro quel Latina che, ricorderete, è un po' la bestia nera dei rossoneri, soprattutto quando l'affrontano in casa, perché nelle ultime due stagioni puntualmente si è imposta e anche a mani basse al cospetto dei rossoneri. Sabato sarà tutta un'altra partita. In questo momento il Latina precede il Foggia di tre lunghezze e anche questa, quindi come lo è stata Messina Foggia, diventa una gara, una sorta di spareggio playoff. È chiaro che laddove mai il Foggia dovesse riuscire a fare bottino pieno anche contro il Latina in trasferta, beh, allora saranno inevitabilmente scalate altre posizioni in classifica. Ecco perché questo diventa il match crocevia di una intera stagione. In questa incredibile, straordinaria annata in cui veramente ne stiamo vedendo di tutti i colori, la bellezza del calcio, verrebbe da dire. Può succedere anche di questo. Ciao.